Resto al sud perché credo nella mia terra e nel domani. Grazie a 15 milioni di finanziamenti previsti da questa misura e destinata ai giovani imprenditori, solo in Abruzzo potranno crearsi a breve quasi 900 nuovi posti di lavoro. L'iniziativa è stata illustrata a Pescara davanti ad un folto pubblico di ragazzi interessati a lanciarsi nell'imprenditoria. A spiegarla nei dettagli ed incoraggiarla sono stati i rappresentanti del Confidi Intercredit, di Invitalia e di Intesa San Paolo. Tre realtà che hanno unito le forze per sostenere ed accompagnare i giovani abruzzesi tra i 18 e i 35 anni che intendono avviare nuove attività imprenditoriali nella loro regione grazie agli strumenti messi in campo nell'ambito di Resto al Sud. La dotazione finanziaria complessiva è di 1,25 miliardi di euro, comprende 8 regioni ed è stata stanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Le domande di finanziamento pervenute in Abruzzo sono state 229, ancora davvero poche, ed è per questo che gli operatori auspicano che siano soprattutto le associazioni di categoria presenti sul territorio adesso a sensibilizzare e a far conoscere questa nuova misura di sostegno all'imprenditoria giovanile. È difficile che un ragazzo che ha un'idea di mettersi in proprio, magari è oggi un dipendente di una piccola impresa artigiana, vada a Roma a parlare con Invitalia o lo faccia per telefono o entri in uno sportello bancario. C'è necessità che il giovane vada da chi parla la sua stessa lingua, cioè l'associazione di categoria della piccola impresa, magari è quella dove il padre artigiano si è sempre rivolto, può essere quella che valuta in maniera del tutto gratuita, questo lo sottolineo, la fattibilità di un'iniziativa. Nell'ambito di Resto al Sud possono essere finanziate le iniziative imprenditoriali operanti nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone e il turismo. Sono invece escluse le attività agricole, libero professionali e il commercio. Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese ammissibili erogato da Invitalia o un finanziamento bancario pari al 65% delle spese ammissibili concesso dal gruppo Intesa San Paolo. Ciascun soggetto può richiedere fino a 50.000 euro. Nel caso in cui il progetto sia proposto da 4 o più giovani, sarà comunque possibile richiedere un massimo di 200.000 euro, 8 anni il tempo per restituire le somme. Il programma è veramente molto semplice ed efficace, questa è la caratteristica principale, sono convinto in un successo. È un'iniziativa che per la prima volta è così importante e a sostegno dei giovani al sud.